In questo numero, vacanze alternative e governance, le nuove sfide del turismo, turismo e antichi mestieri a Marzamemi. Made in Italy sfila alla Fed de Vigneron, Fed il taglio che non piace, e a seguire 120 secondi di notizie. E per concludere, la rubrica dell'economia verde Prometeo. Almeno una volta all'anno vai in un posto dove non sei stato prima. La saggezza del Dalai Lama può essere illuminante per trascorrere una vacanza diversa. L'Italia è ricca di posti meravigliosi, meno conosciuti, immersi nella storia e cosparsi di bellezze naturali. La politica si sta interrogando su un settore che rappresenta un importante volano economico, ma alla base di tutto serve una governance unitaria. Il tema è stato affrontato in un convegno sulle nuove sfide del turismo, organizzato dall'Osservatorio parlamentare per il turismo italiano. Il lavoro che stiamo facendo attraverso la legge delega, che è stata appena approvata alla Camera, adesso stiamo cercando di accelerarla al Senato, penso che cose concrete si possano fare. Stiamo lavorando sulla formazione, stiamo lavorando sul turismo accessibile, stiamo lavorando a concretizzare ancora di più il codice identificativo per le strutture ricettive, sulla promozione attraverso Enit. Quindi il lavoro che si sta facendo è un lavoro importante, ascoltando le associazioni di categoria, e poi il 13 e 14 settembre il meeting sul turismo, dove anche all'interno di quel meeting vorrei poi confrontare sulle cose concrete. Oggi il mondo del turismo ragiona insieme, pubblico e privato, Stato e Regioni. C'è una forte collaborazione che io sto vedendo nella realtà, tant'è che possiamo anche vederlo che al prossimo World Travel Market dei primi di novembre, che praticamente in Europa insieme a Berlino sono le due fiere più importanti del mondo del turismo, 16 regioni saranno tutte insieme per la prima volta nel padiglione Italia. Ma la parola d'ordine è destagionalizzare. Ho partecipato come tra virgolette Sherpa per il prossimo G20 del turismo che si terrà in Giappone nel mese di ottobre, e uno dei temi fondamentali che è stato affrontato e che riguarda, ripeto, anche altre destinazioni, altri paesi, è l'overtourism. Per cui sicuramente bisogna evitare, bisogna fare qualcosa che permetta di rendere i flussi di turisti verso queste destinazioni meno concentrate negli stessi periodi. Un turismo lento e dolce, sempre più accessibile con il treno, attraverso una fitta rete di trasporti collegati tra loro. Non è solo treno veloce, i treni, l'importante è che arrivino nelle località e garantiscono un sistema di accessibilità, ma non soltanto il treno. È impensabile costruire linee ferroviarie dove non ci sono le condizioni, ci sono altre forme di accesso che vanno sviluppate. Ecco perché richiamo molto il concetto dell'integrazione modale, perché non necessariamente si deve andare con il treno in certe destinazioni, ma ci sono tante altre forme di mobilità che possono garantire l'accessibilità. L'importante è metterle insieme, fare sistema e integrarle. Treno aereo, avere un'unica soluzione di viaggio, avere la possibilità di ottimizzare i programmi di loyalty, avere la possibilità di integrarsi per quanto riguarda le sovrapposizioni, farle magari con il mezzo più conveniente e più vantaggioso dal punto di vista della velocità, degli ingressi nelle città. Ecco, questa è la visione. Borgo Marinaro, dove gli antichi mestieri convivono con le nuove attività che nascono grazie al fiorire del turismo, e proprio allo sviluppo turistico guardano nuovi progetti promossi dalla Proloco di Marzamemi. Marzamemi è un antico borgo del 600 fondato dagli spagnoli. Fino agli anni 2000 è vissuta con l'attività della pesca del tonno e poi successivamente del pesce azzurro. Negli ultimi 20 anni ha subito una trasformazione verso il turismo molto importante. Le potenzialità sono enormi, se ben indirizzate. Il primo progetto, diciamo, imminente è You e Marzamemi. Praticamente la realizzazione dei percorsi turistici su Marzamemi è un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Siamo arrivati secondi e entro la fine dell'anno partiranno i lavori. La più tradizionale delle attività è la conservazione del pesce. L'azienda nostra è stata fondata nel 1931 da mio nonno, quindi con me siamo alla terza generazione. Lavoriamo, diciamo, il nostro lavoro è la trasformazione di prodotti ittici mediante la salagione, la bollitura. Utilizziamo gli stessi sistemi di cottura che utilizzava mio nonno, cioè quasi circa 100 anni fa.
principalmente il pesce azzurro proveniente da pescherecci qua locali da Marzamemi e di Portopalo, soprattutto sì, la lavorazione si è molto basata sul tonno rosso, sulle acciughe, sullo sgombro, anche sulle sardine, però purtroppo da un bel po' di anni che se ne stanno pescando sempre di meno. E da qui passa anche la strada del vino. Il Nero d'Avola e il Moscato di Noto sono due vitigni autoctone della zona che esprimono grandi potenzialità e danno vita a dei vini molto importanti, molto corposi, minerali, che non hanno nulla da invidiare anche ai migliori vini del mondo. L'obiettivo è quello di far conoscere le aziende fra di loro, ma soprattutto collaborare perché l'enogastronomia possa essere da veicolo, da tramite per la conoscenza di questa zona della Sicilia, che ancora è, dal punto di vista turistico, c'è tanto da fare. Abbiamo il sole, abbiamo il mare, ma soprattutto abbiamo la cultura e ci stiamo impegnando in questo senso. Di spettatori per la Fête des Vignerons, andata in scena nella cittadina svizzera di Vevey con una spettacolare rappresentazione del lavoro in vigna che ha visto sfilare costumi made in Italy. Un riconoscimento a quella viticoltura eroica che nei secoli ha plasmato i vigneti di Lavaux. Si premia non tanto chi produce il vino, ma chi con la vite, con il lavoro all'interno della vigna, sublima e rende arte e rende prezioso questo lavorare. La festa diventa nei secoli sempre più importante, il luogo dove miticamente la gente si riconosce, vi partecipi come spettatore o come figurante. Tra le attrazioni dello spettacolo, migliaia di coloratissimi abiti che portano la firma di una costumista italiana. Abbiamo tante ispirazioni, abbiamo dei costumi più storici, dei costumi più legati alle stagioni o alla natura, o ad alcuni animali o a dei fiori, insomma ci sono tanti filoni perché è uno spettacolo molto complesso e quindi anche nei costumi si sono sviluppate diverse tematiche. Sono dei costumi interamente fatti in Italia, senz'altro l'artigianato e queste abilità manuali sono una delle nostre caratteristiche in cui siamo riconosciuti in tutto il mondo. In questa edizione dell'unica festa al mondo che si celebra una volta per generazione, il lavoro diventa una danza e la natura un sogno. Il tema in questa particolare edizione è proprio ritornare al senso del lavoro e della relazione tra l'uomo e la natura. Quindi c'è un cercare di approfondire questo modo di porsi del vigneron che ogni giorno, durante tutto un anno, procede attraverso una danza con la natura che si esprime attraverso il clima, attraverso il passaggio delle stagioni e la relazione con questa pianta che segue e che danza e che si evolve, che si struttura e che ritorna ogni anno a riproporre in un modo virtuoso a volte anni perfetti, in modi più laboriosi, in anni più complicati, questo ciclo. Il marchio che ci contraddistingue è proprio quello del linguaggio del sogno, del linguaggio dell'evocazione che diventa trasognante. Appuntamento allora fra 20 anni con una nuova festa in omaggio alla secolare arte dei vignaioli. Il taglio dello 0,25% dei tassi da parte della Banca Centrale Americana ha lasciato i mercati insoddisfatti, con troppe variabili in gioco. E c'è chi, come Giovanni Cuniberti, responsabile consulenza Fee Only di Gamma Capital Markets, ritiene che si debba ridurre l'azionario del 25% soprattutto sui singoli titoli, per poter sfruttare possibili storni di agosto attraverso l'uso dei certificati. L'analista ricorda che per il governatore della Fed, Jerome Powell, si tratta di un issue
insurance cut, cioè di un taglio preventivo a supporto dell'economia, ma che non si tratta dell'inizio di un sentiero di riduzioni. Quindi si monitorerà l'andamento economico. La fiducia nell'economia statunitense rimane alta, anche se la guerra commerciale è al momento di non facile lettura per i modelli di scenario della Fed. Di conseguenza, secondo l'analista, ci si aspetta un periodo buio. Da tenere d'occhio i colloqui della trade war che riprenderanno a settembre. La prossima seduta della Fed, il 17-18 settembre, l'incertezza sulle prossime mosse della BCE, che forse saranno più chiare il 12 settembre, la trimestrale USA, mediamente positiva, le trimestrali europee, con alti e bassi, soprattutto le mid-cap italiane, che stanno deludendo molto, in linea con il rallentamento drastico dei PMI manifatturieri e dei servizi sia italiani che europei. Occupazione record dal 2004 e disoccupazione ai minimi dal 2012 in Italia. Il tasso di occupazione è arrivato al 59,2%, il tasso di disoccupazione contemporaneamente registra i livelli minimi da gennaio 2012, collocandosi al 9,7%. Segno meno a luglio per il mercato dell'auto. Sono state immatricolate 152.800 autovetture, con una diminuzione dello 0,10% rispetto a luglio 2018. Bene invece le moto. Sono stati immatricolati 29.497 veicoli, segnando un più 11,7% rispetto a luglio 2018. Dopo 10 anni di divisioni, FIM, FIOM e WILM archiviano incomprensioni e divergenze e presentano una piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Tra le richieste, l'aumento in busta paga dell'8% sui minimi contrattuali, non meno cioè di 153 euro al mese. È stata un'edizione da record quella del Mondial de Vin Extreme, il concorso internazionale tenutosi in Val d'Aosta. Sono stati assaggiati e selezionati 920 vini, di cui 442 italiani e 478 esteri. A trionfare con 4 gran medaglie d'oro, su un totale di 17 a livello internazionale e su 9 all'Italia, la Lombardia. La corsa al rialzo degli affitti universitari non sembra conoscere battute d'arresto. Dopo il più 4% dello scorso anno, nel 2019 i canoni di locazione delle camere singole sono cresciuti del 6%, con incrementi soprattutto nelle città universitarie principali: Milano più 2%, Roma più 6%, Firenze più 12% e Torino più 25%. Sunraysor, l'imbarcazione solare high-tech tutta italiana. Overshoot Day, la Terra ha esaurito il suo budget annuale. A Caserta inaugurati campi di calcio in erba sintetica con gomma riciclata. Solcare, anzi tagliare le onde grazie all'energia del sole. Si chiama Sunraysor, l'imbarcazione solare ad alta tecnologia tutta italiana. Più che una semplice barca, un complesso insieme di sottosistemi elettronici, meccanici e fluidodinamici. C'è tutta una serie di particolarità che vanno dalla costruzione, che è interamente in materiali compositi avanzati, quindi più simile a un aereo per certi versi che a un'imbarcazione, e poi il discorso di tutta la componentistica elettronica che controlla integralmente la barca, dall'aspetto di raccolta energetica coi pannelli solari sino alla motorizzazione e alla gestione del motore. Il progetto avrà una sua base con sede nel Mar Piccolo di Taranto. Ad annunciarlo il governatore della Puglia Michele Emiliano, sottolineando la volontà di supportare progetti orientati alla sostenibilità. Un progetto che piace anche al Ministero dell'Ambiente. Quando ci sono territori, tra virgolette, più bistrattati dal punto di vista ambientale, che poi riescono a identificarsi in un progetto simile, significa che quel progetto ha un valore ancora più grande. Sunraysor è anche un esempio virtuoso di collaborazione tra accademia, ricerca e industria. Avere un'esperienza di questo genere ci consente di anticipare velocemente il time to market e di riuscire a testare insieme a aziende abbastanza visionarie il prodotto futuro che avremo a disposizione. Taranto ha problematiche di natura ambientale, ha ben due mari e ha bisogno di emergere da una cultura della città dei veleni che non è. E questa iniziativa ci ha affascinato quando ci è stata proposta. Il mio gruppo è avvezzo già a tecnologie innovative, siamo i primi produttori in Europa di idrogeno da fonti rinnovabili, per cui un'iniziativa di questo tipo non poteva lasciarci indifferenti.
Sun Razor è reduce dai primi test in acqua in occasione del Monaco Solar Energy Boat Challenge di Monte Carlo ed è al momento la prima e unica imbarcazione italiana nella categoria Solar. Dopo le prove di Monte Carlo, sfiderà altre 18 imbarcazioni solari in Olanda a settembre. Ci risiamo, anche quest'anno il nostro pianeta ha già esaurito le risorse biologiche che gli ecosistemi della Terra sono in grado di rinnovare in un anno. La data fatidica è arrivata il 29 luglio, battendo il record già negativo del 2018, quando la data coincise con il 1 agosto e non era mai stato così presto. Secondo i calcoli dei ricercatori è come se l'umanità utilizzasse le risorse di quasi due pianeti, 1,75 per l'esattezza. Inaugurati nel rione Vanvitelli di Caserta due campi da calcio e calcetto in erba sintetica. Sono realizzati con oltre 87 tonnellate di gomma riciclata da pneumatici fuori uso e sono stati donati alla città grazie al protocollo contro l'abbandono dei pneumatici fuori uso nella Terra dei Fuochi del 2013.